Noi non siamo perfette, adesso lo scoprirete, però non ce ne sbatte un cazzo. Scusate le parolacce, ma ho la Tourette. Noi siamo uno stile di vita, cioè le Menites, ci ritroviamo sempre insieme perché è questo che ci tiene unite da anni. È verissimo, il fatto che ogni volta in sala prove ognuna di noi ci mette del suo. Queste sono le Menites, la produzione di ognuna di noi. Sì, in effetti noi andiamo anche al di là di ogni etichetta, nessuno è padrone del suo strumento, come si suol dire, il tutto è maggiore delle parti, questo siamo. Vabbè ragazze, inevitabilmente è la musica che parla di noi e per noi. È sempre stato un mio sogno avere un gruppo all female, sin da quando ero bambina. A noi donne basterebbe ascoltare ciò che davvero abbiamo dentro per realizzare le nostre aspirazioni. Basta volerlo, mettere su un gruppo è una cosa fantastica. È vero, siamo solo trascinate dal divertimento e dalla voglia pure di stare insieme, berci una birra, fumarci una sigaretta e mettere da parte tutto il mondo per semplicemente suonare, nulla di più. Tutto nasce spontaneamente tra noi, perché alla fine c'è sintonia e si vede e c'è la voglia di stare insieme. Cioè, ognuna è come se si nutrisse dell'energia dell'altra, ci basta uno sguardo per capirci e darci la carica a vicenda. Questo, cioè, siamo noi, davvero. Ragazzi, io e le mie ovaie ce ne andiamo a casa a dormire, bellissimo! Sì, ho saputo dal pubblico che i maschietti saltavano come i pazzi, correvano da una parte all'altra, le femminucce in realtà forse pensavano che fossimo la brutta coppia di Violetta, quindi da stare sedute là così, pronte ad ascoltare, hanno cominciato a mettersi le mani alle orecchie e sono scappate. Ho detto come andrà. Ho capito. 3-4 chita è morti e ce ne possiamo andare. Ragazzi, rimanere se stesse sul palco e non è una priorità per noi. Intanto non diamo troppa importanza all'apparire, alla fine rimaniamo sempre noi stesse e non seguiamo degli standard, ma il nostro istinto di base. È chiaro che nel backstage pre-concerto la birra, l'eyeliner, i selfie sono grandi alleati delle Menites, ci aiutano a sbloccarci prima dei concerti, è tutto free per noi. Insomma, è vero, non c'è nessuna vera e propria trasformazione magica o cose del genere. Sul palco siamo rock and roll inside, siamo così da mattina a sera, insomma, spartane fino all'osso e fino alla morte. Ed è il caso di dire che c'è il trucco ma non l'inganno. Mo. Allora ragazze, ciao, belli tutti. Nel gruppo c'è sempre qualcuno che si trasforma da così a così. Nel vostro caso vorrei sapere chi è. Noi siamo sempre così.
passo fra una macchina, cioè avevo la targa così, cioè, mi sono strappata le calze, porca troia, mi scoccio. Pensavo ti erano cadute le ovaie. Non vuoi stracciare tutto oggi a casa? L'idea della definizione comunque di genere musicale per noi è sempre un dilemma, cioè riconoscersi in standard musicali è difficilissimo per noi. Forse siamo arrivati alla conclusione che Man Eaters è un genere a sé stante. Poi il nostro genere è senza dubbio quello femminile, sì. Però noi facciamo musica per tutti, soprattutto per noi, anche perché il divertimento è una cosa che prendiamo molto sul serio. Inoltre ogni esibizione dal vivo è una sorta di scommessa, cioè è veramente un azzardo, il pubblico ogni volta rimane sorpreso. Non so se perché magari ha basse aspettative nei confronti di un all female band, o si aspetta la sfilata di moda, chissà sì. Che... Però alla fine sono veramente tutti entusiasti dello spettacolo in qualche modo, quantomeno sono sorpresi. Ultima cosa sulla chitarrista, sono convinto, ma è una mia convinzione, che nella veste della brava ragazza fra tutte le altre sia la più stronza, no? Lo so dire questo. Purtroppo si è combinata questa serata out, però... Mannaggia, vabbè, mo ci riprendiamo lo schifo. Vai. Vai, due. Ai ai ai. 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 Heartbreaker. Tre. Breaker. Poi. Black Cherry. Sì. E poi boh. Ah, quindi stay away. No. Come fa stay away? Veloce. Dai. Questa veloce sulla pagina. Vado, ciù. Raga, facciamo la cover. Cover. Così si squalificano. Sicuro. Ma poi non ci danno cavi. Qualcuno di voi vuole una coppia sul posto? No, io lo scontrino. Basta che mi fai tu, infatti. È come se mi... che se leggo la scaletta. Fai sempre... È un barile pieno di riot e birra. Assolutamente, la birra è l'ingrediente segreto che ci accompagna in sala prove come sul palco. Si amalgama con il nostro stile di vita, è sempre presente la nostra amica, è sempre con noi. Bevi responsabilmente. Il nostro primo album è stato registrato con due chitarre, c'è Pia che è una vera riot, un elemento fondamentale nella storia della band, incarna appieno la nostra impronta e ha giocato un ruolo fondamentale nel costruire la nostra identità. Subito dopo il ciclo, l'aumento di estrogeni e testosterone fa aumentare la capacità di concentrazione. Oh. Ma fa aumentare i peli. Guarda. C'è un bel lavoro da fare se sì, ci pensiamo, sì. Però è un lavoro che secondo me nasce naturale. Sì, sì. E secondo me le cose che vengono dette dall'esterno sono solo le cose che noi abbiamo sempre pensato tra di noi. Sì, sì. Solo da però, definire. Sì, ovviamente è molto più magari l'abbiamo sempre pensato noi dentro, però non l'abbiamo mai esposto, sì, mai sviluppato all'esterno il concetto. Però magari è una cosa che abbiamo sempre pensato di fare. Cioè, per me si può fare.
Vogliamo solo andare avanti e sputare tutto quello che abbiamo dentro e offrire quello che abbiamo e farlo sempre al meglio senza voltarci indietro e non badare a nulla. Ascolta Menitersi responsabilmente. Grazie ragazzi! Guardate Menitersi, mi faccio un bacio! È un colore giallastro? Sì, è giallo. Quindi stiamo uscendo? Giallo è come se non ci fosse un sì.